Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale, noi siamo i Wolf Brothers e stasera siamo qui per registrare la live reaction sul derby di Milano, il derby della Madonnina, Milan-Inter. Allora, le due squadre stanno per scendere in campo. Non so già se sono usciti in campo. Sì, Sì, non si manca palla. stanno mostrando la coreografia sia del Milan che dell'Inter. Tutto è pronto? Ci vediamo al fischio iniziale. Ed eccola lì la maglia che non si capisce che capita sia. È una fusione fusione tra tutte le maglie degli ultimi anni. Un bordello di strisce lì. Pensare che è una partita che potevamo rosicchiare qualche punticino a qualcuna delle due milanesi. No! Perché dobbiamo fare la figura della di merda con la SPAL. Due partite su due, 0 punti con la SPAL. E alla faccia di tutti quei deficienti che dicevano che la colpa è di Francesco, eh. La colpa è di Francesco. La colpa che ha fatto questa squadra è merda, la colpa. Comunque su questo video non si Vaffanculo. parla di SPAL Roma, ma si parla del derby di Milano. Ma visto che è il canale di tutte e due, io ho tutto il diritto di sfogarmi un po'. E che cavolo! Che già sono già 3 partite che vieni a scroccare a casa mia. Porca miseria. Cazzo! Oh! È iniziata! Inizia il derby di Milano! Milan-Inter, dai! Nel nostro pronostico, come è andata a finire? 2-0 per l'Inter. La firma di Vessino e Lautaro Martinez. Adesso vedremo un po' come andrà a finire. Per come arriva le due squadre, il Milan è leggermente favorito. Segnato! Vessino! Vessino! La ripresa Vessino! 1-0! Al terzo minuto! Dai, ragazzi! Dai, forza Inter! Vessino, la garra charrua, la ripresa. Bravi! Bravo Samir, bravo capitano, sempre attento. Sembrava dentro. Bravo Samir. Occhio ragazzi, occhio. Beh, sembra che siete più in campo rispetto alla partita con l'Inter, eh? No! Chi la scassa è? Vessino, ancora Vessino. Oh, beh, adesso mi sta avverando la profezia di Marco. Che Piontek sta toccando un pallone. Porca troia, Brozo! Che cazzo fai? Inizia a scaldarsi il derby, eh? Dai, arbitro, togliti la maglia gialla lì, mettiti la maglia bianco-nera, vai che parte la WWE, dai, 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 dai. Adesso si toglie la maglia lì fluorescente. Mette la maglia bianco-nera, vai che si parte con la WWE. Inizia il match tra Milan e Inter. È Survivor Series, Survivor Series match. Non è 5 contro 5, ma è 11 contro 11. Oh, si può fare, Sì, eh? Il ring è tutto il campo. ma guarda che i colori sono giusti, eh. Raw per il Milan e SmackDown per l'Inter. Quindi per adesso è 1-0 SmackDown. Sì. E vai, stiamo vincendo. Ah, visto che abbiamo aperto sta piccola cacchiata, tra un po' ripartirà anche la carriera general manager. I roster sono un po' cambiati. Ci sono anche delle nuove superstar create. E poi voi state vedendo questo video lunedì pomeriggio. Noi lunedì pomeriggio stiamo registrando il primo episodio della carriera general manager. Esatto. Porca trota! Porca trota! Skriniar, pallone fuori di poco. Sta per fare autogol il Milan. Mattutacci. Freddura. Freddura. Campione. Buona. Alto.
bella tutta la poteva passare, eh. Ha voluto strappare la gara a Cerrova. Ma è stupendo perché fino a due giorni fa la gara a Cerrova era una merda che non valeva niente. È uno schifoso. Ma il bello. È ignobile. Ma il bello. Aspetta, fammi finire. Non puoi indossare la maglia dell'Inter. Oh, tra la partita a FIFA e questa, oh, è tornato chissà chi. Ma tu non lo sai, ma Vecino, la gara Charrua colpisce dal nulla. Colpisce quando meno te lo aspetti. Prima era la merda Charrua. Finita. Finisce il primo tempo, Milan 0, Inter 1, per ora decide la firma di Vecino. Allora, come ti è sembrato questo primo tempo? Beh, allora, essendo sia, non sono né interista né milanista, quindi sì, l'ho visto tanto per guardarlo, però comunque mi sembra una partita abbastanza bella. Sì, è una partita abbastanza equilibrata, dopo il gol dell'Inter, il Milan ci ha provato, Handanovic sempre attento e pronto a difendere la porta nerazzurra, e adesso vediamo cosa succede nella ripresa. Ok ragazzi, il primo tempo è finito qua. Se il primo tempo vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento qua sotto e noi ci rivediamo al secondo tempo. Bella regà! Ragazzi, inizia il secondo tempo, Milan-Inter. Abbiamo cambiato la postazione. Ah, sono arrivato. Grande, Stefan De Vrij, 2-0. Grandi ragazzi, sono due. E sono due. Bravi, così vi voglio. Mettiamoci il cuore. Grande Stefan, ti sei fatto perdonare dell'errore contro il Francoforte. Se ne va e la Roma rimane qua. Zan zan. Così voi tornate al terzo posto, se non sbaglio. Per ora sì, la partita è ancora lunga, quindi... No, ma in caso di vittoria voi andate tornate a più due. Sì, superiamo di nuovo i cugini. Però finché l'arbitro non fischia la fine della partita, io non sono tranquillo. No, ma io te l'ho detto, Perché questa Inter ti può sorprendere. In maniera molto negativa? Sì, sì. C'è Bakayoko. Avevo detto che c'era Bakayoko. Cosa ho detto io che c'era in campo? Bakayoko? Bisogna sempre soffrire. Non si può mai stare tranquilli. Vabbè, che poi un giocatore di quasi 2 metri non riesce a fare un colpo di testa. Ma ho capito, però potevamo stare un po' più tranquilli sul 2-0. Andiamo? L'hanno riaperta. Bello. Zonzi, se guardi sto video, pipì a esempio, va. Oh, ragazzi. Mira sta cominciando ad attaccare, direi. Oh, oddio. È caduto anche l'arbitro. Rigore. Calcio di rigore. Come rigore? Non ho capito. È forse Politano, Aspetta, perché finché... Non è confermato? No, aspetta, io non ho capito niente in stazione. Per me non è in area. È in area, ma secondo me interviene il VAR. Per me non l'ha toccato. Lo sapevo. Silent check. C'è sempre il fantasma del VAR. No, c'è andato Politano. Aspetta, stanno guardando con il VAR. Cioè, il contatto c'è, ma bisogna vedere se è Politano che lo cerca. Il VAR ha confermato il rigore. Ti prego, Toro, ti prego. Lautaro 3-1, il Toro Martinez, grande Lautaro, dai.
Rigore che rimane dubbio. Però il VAR ha confermato, quindi alla fine la decisione l'hanno presa, però il dubbio rimane. Tanto rivediamo l'arbitro guida che ha fatto la spaccata, si è spaccato i maroni decisamente, e qua Lautaro che batte Donnarumma, 3-1 per l'Inter. Freddo Lautaro, bravissimo. Non abbiamo bisogno di Icardi, abbiamo un futuro gioiello, Lautaro Martinez. Ragazzi, adesso concentrazione, difendiamo, perché il Milan di sicuro non molla. Quindi con calma gestiamo il pallone, facciamo possesso, facciamo passare il tempo, ma difendiamo, teniamo equilibrato lo stile di gioco. Eccoli. Lo sapevo che questi non mollano, l'hanno già riaperta. VAR. VAR. Ave la VAR, piena di grazie, il fuorigioco è con te. 3-2. Perché non riesco a capire il motivo del VAR, no? Boh. È gol. Che sono qua che sto tremando. C'ho il cuore a mille. Io ovviamente essendo neutrali questa partita me la sto godendo. Fuori gioco. Porco puta. No. Bravo Samir. No! Bravissimo Stefan, mamma mia, Samir, attento, più sicuro nell'uscita. Minchia, sta tremando. Porca puttana. Minchia, ragazzi, è vero. E questi continuano a attaccare e noi dobbiamo difendere con le unghie. Alto. Ho perso 10 anni di vita. Matte, non so se stasera io resterò vivo. Forse morirò di infarto prima. Mi lasci l'eredità del canale? Ti lascio l'eredità del canale. Ti lascio camera mia. Però non ti lascio i soldi. E vabbè, me li faccio con YouTube. Iscrivetevi al canale YouTube, click. Questo è fallo, giallo. Rosso, espulse, fuori conti. Oh ragazzi, il Milan in 10, state attenti. Cioè, merda. Questo è il rosso diretto, cazzo. Ma stai calmo, puttana maiala. È l'unico attaccante che hanno. Merda, oh, se ci arrivava meglio spaccava una caviglia, eh. È scemo. Ma giusto. Che? Okay. Interviene il VAR ammonito? No, questo qua interviene il VAR, lo ammonisce. Cosa? Calvarese, ma fatti i cazzi tuoi. No, non ci credo. Non è vero. Lo ammonisce. Espulso. Cosa? Sì, va andate a cagare. Così, adesso che è intervenuto il VAR, allunghiamo di più il recupero, così mi pareggia. Ma per Calvarese, me era rosso. Calvarese, ma fatti i cazzi tuoi. Oddio. Si uccidono. Espulso Spalletti. Cioè, ma allora dai, questo è calciopoli.
Sì, vai a fanculo, guida. 6 minuti. Guarda, no, che questi pareggiano. Ci fanno pareggiare il derby. Ma quanto me lo sento, ma quanto me lo sento, guarda. Calmo. Minchia, guardali. Puttana Maiana! Sant'Andanovic, ti amo. Quanto manca? 92. Siamo entrati nel 93esimo. Io non ce la faccio. 3 minuti ancora. Si soffre. Ma puttana Maiana di quella troia che fa perdere così in vecchio. Non puoi già dividere di cazzo. Mi manca 1 minuto e mezzo. Dici. Oh, questi qua devono sempre segnare nei minuti finali, e non è possibile. Grande D'Ambrosio! C'è anche Donnarumma. No, 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 no. Spellere Conti. 15 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Milano e Nerazzurra. L'Inter vince il derby 3-2. E non ho esultato come devo esultare io. Quindi adesso, ragazzi, a telecamere accese ci dirigiamo. Telecamere spente. Adesso non accese, deficiente. Appunto, teniamo le telecamere accese, perché adesso andiamo fuori di casa e caccio l'urlo. Ma l'urlo liberatorio che serve a noi tifosi interisti, che ci serve da tanto. Sì, perché qua in questa casa si sta dormendo. Ci vediamo dopo. Se Milano è nerazzurra! Milano è nerazzurra! L'Inter batte il Milan! L'Inter vince il derby di Milano! Se Milano è nerazzurra! Milano è nerazzurra! Milano è nerazzurra! L'Inter vince il derby di Milano! Milano è nerazzurra! Milano siamo noi! Ok, ragazzi, il video è finito. Speriamo che il video vi sia piaciuto, la live reaction vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un like, lasciate un commento qua sotto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Scrivete qua sotto i commenti cosa ne pensate voi del derby. Esatto, sia del primo tempo che del secondo tempo. E in più chiudiamo con questa reazione da parte di un tifoso interista. Quindi, signor cameraman, telecameraman, Milano è nerazzurra, Milano siamo noi, l'Inter vince il derby della Madonnina, batte 3-2 il Milan, nella firma di Vesino, Lautaro e De Vrij. Il video è finito, vi ricordiamo di lasciare un mi piace, commentare, iscrivetevi al canale. Nella gioia o nel dolore, noi tifosi interisti siamo sempre al fianco della nostra amata Inter, sia nella sofferenza che nella gioia, e noi portiamo l'Inter sempre nel cuore. Amala, Milano siamo noi, Milano stasera è nero azzurra.